Chi comincia? Te. Te. Abbiamo vinto da Triestina. Dovevamo soffrire fino alla fine. E fino alla fine abbiamo sofferto. Però a parte questo, che poi devolversi la partita, perché si poteva fare gol prima, poteva il cupone chiuderla, potevano tirare dentro il rigore loro, si poteva fare di tutto, però alla fine penso che quello che conta è aver raggiunto tutti gli obiettivi, nel senso da quest'estate, della data di acquisizione, poi c'è stato l'assegno di 100.000 permesso di sopravvivenza, poi c'è stata l'asta, si è vinta l'asta, adesso si è anche pagato una di con un po' più soddisfazione, perché siamo lì, perché il rischio sportivo era quello di magari di salvare la società e non salvare la categoria, rallentare un cammino che comunque andava avanti, che comunque si era dato garanzia già all'inizio, però facendo magari un anno, almeno un anno in più, avendo buttato via tutti questi soldi per salvare la D, perché alla fine tutto l'investimento era per la categoria, per la Triestina, non avendo asset, non avendo cose di proprietà, si era pagato dalla matricola, insomma, per aver raggiunto la salvezza in D è una soddisfazione per tutti, è una soddisfazione soprattutto per anche per mio cugino, che ha creduto in me dal primo momento in cui si è sviluppata questa idea di andare fino in fondo e di prendere la Triestina, quindi moralmente veramente mi seccava, nonostante che magari le cose lunghe, i risultati poi vengono alla lunga, però da lì il dispiacere di non salvare la squadra, e oggi con poi l'aiuto di tutti l'abbiamo fatto soffrendo come sempre, perché vittorie facili quest'anno forse una o due, ma forse mai, e quindi siamo contenti, perché quando si soffre più si gioisce di più, insomma. Hai sentito il Presidente? Sì, mi ha chiamato, ma poi ci mandava in continuazione dei messaggi per essere aggiornato sui risultati, però eravamo sempre 0-0, così è successo tutto alla fine, quindi è successo tutto dopo il 90esimo. Poi secondo me abbiamo, se vogliamo analizzare la partita, abbiamo meritato un po' più noi, perché le occasioni ci sono state. Abbiamo avuto solo il demerito di non chiudere su 2-0, perché poi a quel momento dovevano fare 3 gol ed erano spacciati, così poi è normale, ti viene un po' di paura, gli altri ci hanno fatto perdere, buttano le palle lunghe, ho visto le mische, i corner, è normale che poi succede questo, però insomma oggi veramente quello che contava non era il gioco, non era l'atteggiamento, la voglia di dimostrare di voler conquistare la B, e il risultato. Oggi era una partita da risultato, abbiamo fatto il risultato, insomma. Adesso la filiazione? Come? La filiazione adesso della nuova società? Sì, ma però è a luglio, no? Ci hanno detto che non si può affiliarla prima di luglio, se non siamo nella fase di transizione, e a luglio ci sarà l'affiliazione. Noi cerchiamo continuamente di mandare email per spingere, per pressare di fare tutto prima possibile. C'è stato forse anche la soddisfazione di aver rinviato dei punti che da quando noi siamo arrivati il 12 aprile, che poi se io devo parlare il 12 aprile, se è arrivato prima, ero sempre in una fase di transizione dove comunque il presidente era il tribunale, il curatore, il dottor Verni. Però abbiamo ereditato dei punti che anche pagando comunque sono ormai approvati, quindi dobbiamo pagare. C'è stata anche una piccola soddisfazione di aver spostato tutto quanto nel caso alla prossima stagione, dove conteremo di patteggiare quei 3 punti che sono ormai già stati, insomma, detti da tempo che arrivavano. Giusto o non giusto, a me sembra più giusto che uno dice c'hai 30 giorni che tu per pagare, se non prendi 3 punti, visto che infatti tu hai salvato la società, non si voleva un premio, però magari non si poteva anche, dicendo noi siamo qua e tu è arrivato, abbiamo pagato, quindi quello non potevamo fare prima, cioè, però la legge, questa è la legge, ci la teniamo, cercheremo di patteggiare meno punti possibili, arrivare non so a 1 o 2, possibilmente uno, patteggiando di trasformare qualcosa in ammenda, però questo insomma ormai il lavoro d'estate, il lavoro di burocratico, che poi toglie un pochettino anche a quello che è stato oggi, no? Perché oggi è bello parlare di un pubblico, insomma, le ultime 3 giornate dopo l'asta, e che è stato consegnato il marchio e tornato dalla grande. E questa vittoria non era solo, secondo me, salvare la categoria, ma anche il primo passo verso
dare entusiasmo a una piazza che ha sofferto troppo, e per troppi anni e con troppe proprietà. E oggi forse questa rinascita però cominciava da un finale di campionato dove eravamo a rischio, lo sapevamo, fortunatamente era tutto bene. Tutto bene quel che finisce bene, quindi siamo riusciti a subentrare in società e anche a finalizzare questo risultato. E anche forse per chi, qualcuno di voi viene a vedere giocare qua al campo, anche la prima volta che si festeggia così a Rocco, perché il tifoso triestino purtroppo non ha mai festeggiato, quindi è una cosa piccola, ma storicamente piccola da sottolineare, perché alla fine qua aveva festeggiato forse i Juventini, forse qualche volta partita si sono riusciti a festeggiare qualche vittoria o qualche andata di playoff, ma la vittoria finale a Rocco e la conclusione davanti ai propri tifosi, insomma, è dal 92, fa pensare, no? Da ottobre 92, insomma, che c'è lo stadio, sembra anche un po' strano questo, quindi forse va anche detto. Hai visto come è iniziato questa avventura? Il sogno era quello di finire così, no? Sotto la sì, curva, era tutto quello che volevamo noi, magari. Infatti ho detto il primo tempo, cazzo, mi ha sbagliato. Abbiamo avuto il sorteggio, volevo giocare il secondo tempo, poi il destino ha voluto fare l'extra time e il secondo tempo si presentare sotto la curva, quindi è andato tutto, tutto bene, abbiamo fatto un'altra associazione di segnare il gol sotto la curva Furlan. Questo è una cosa importante, ma soprattutto far festeggiare il tifosi triestino, perché io poi da quando giocavo sia nel settore giovanile che in prima squadra, ma ero in una transizione tra primavera e prima squadra, mi ricordo le trasferte di Ferrara, il 10.000 in treno, mi ricordo le cose belle che ho vissuto, insomma, per questi giovani che non ho ancora visto, non hanno festeggiato mai, i ricordi erano solo brutti. Forse questa è la prima volta dove tra qualche anno potranno dire mi ricordo quella volta che ci abbiamo salvato la D a Rocco, cosa che magari gli ultimi 24 anni nessuno ha potuto dire. Insomma, questo fa bene anche per le nuove generazioni che magari verranno il prossimo anno, si vorranno abbonare o dar fiducia alla società per cominciare bene la prossima stagione. Quindi avete risparmiato circa 1 milione di euro adesso. Sì, ma magari lo investiamo su quest'anno. Dall'eccellenza andare su si sarebbe spesi anche soldi. Sì, abbiamo risparmiato un po' di soldi, ma non è risparmiarlo, perché abbiamo buttato via tanti quest'anno per salvare la categoria, perché poi la gestione della società da febbraio sono 5 mesi, la media di 50-60 mila euro al mese, è già un bel coso, 100.000, i 2,46, le vertenze che arrivano, i debiti che ci sono sullo stadio, tutte cose che dobbiamo pagare non fatte da noi. Quindi mi sembrava già che fosse un gruzzoletto sufficiente, avevamo come società pagato già pegno economicamente, almeno abbiamo con il risultato abbiamo messo fuori, soprattutto Mario Biasin e mia cugina, ha messo fuori dei soldi per qualcosa, insomma, per ricevere qualche situazione. Mi spiace che non è qua, però è come fosse qua, perché prima della partita mi ha detto forza Muli, forza Unione, mi raccomando, tieni duro. insomma, e ci ha fatto, sì, pian pianino, ma guarda, forse qualche passo in avanti bisogna farlo, oggi abbiamo fatti uno, poi vediamo se è chiaro che poi ci sono tante cose da fare, sia come organigramma che come mansioni, che come sviluppare una società che funzioni in campo e fuori dal campo. C'è tanto lavoro da fare, poi c'è purtroppo altre 8 nuove vertenze che piano arriveranno, poi non si possono pagare un colpo, come arrivano devi pagare, però quello è ampiamente previsto, non dipende da noi, le cose passate sono stati già accantonati, versati i soldi per quello e niente, si comincerà con un lavoro insomma, di equilibrio economico, poi si comincia con la D, senza debiti, con la voglia di fare bene. Poi quanto tempo ci metteremo, quanto lungo sarà il cammino, dipende da noi, è normale, tutti vogliono tutti subito. Mio cugino dice pian pianin, forse la verità sta in mezzo, andremo in media. Grazie.